Per definizione un nato prematuro è colui che nasce prima della 37esima settimana di gestazione. L'interruzione dello sviluppo e la ripresa del processo di crescita all'esterno, in un ambiente non protetto come quello intrauterino, possono causare differenti problematiche. Antonio Del Vecchio, tesoriere della SIP e direttore del Dipartimento Materno-Infantile della ASL di Bari, fa sapere che tra i problemi emergenti ci sono quelli neurocomportamentali. Quelli neurologici li abbiamo sempre visti, anzi adesso forse ne vediamo molto di meno, perché noi neonatologi siamo diventati anche molto più bravi ad approcciare questi bambini. Creiamo meno danni. Prima vedevamo tanta cecità perché c'era molta più retinopatia della prematurità, broncodisplasie, si vedevano problemi legati alla immaturità e ai danni anche cerebrali. Ne vediamo meno, però ultimamente stanno emergendo i problemi cosiddetti di tipo comportamentale. Molti di questi bambini rientrano, spesso hanno delle sfumature anche allo spettro autistico. Non vogliamo allarmare, cominciamo a vederle queste cose, però voglio dire, per nostra fortuna una grossa percentuale dei nati pretermine torna a casa dopo un lungo periodo in terapia intensiva neonatale senza avere esiti, o perlomeno esiti evidenti, e possono svolgere una vita del tutto normale. Oggi è possibile combattere la mortalità infantile grazie all'intelligenza artificiale, con strumenti in grado di aiutare i medici a identificare tempestivamente i fattori di rischio nei neonati prematuri. L'applicativo tutto italiano si chiama PISA ed è a disposizione gratuitamente di tutta la comunità scientifica e medica. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, è stato condotto dai ricercatori del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa e dall'equipe di neonatologia dell'ospedale di Versilia. Per realizzare PISA sono stati esaminati i dati di oltre 29.000 neonati pretermine italiani e le informazioni provenienti dal network neonatale italiano, che coinvolge 89 ospedali. Abbiamo calcolato che nei prossimi anni 1.600.000 bambini non avranno più il proprio pediatra di riferimento. Lancia l'allarme Giuseppe Mele, presidente della SIMPE, che rivolge un appello alla Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell'Area Pediatrica. Ed è l'autorevolezza delle società riunite, della federazione di tutte le società scientifiche di aree pediatriche, che deve in qualche modo confrontarsi con il Ministero e quindi entrare nei tavoli decisori. Perché adesso appunto il Ministero si sta concentrando più sulla medicina di base, mi diceva. Com'è? Certo, perché il problema della medicina generale è un problema serio, perché anche loro avranno una riduzione drastica appunto del numero dei medici in medicina generale. Accanto a questo ci sarà la riduzione negli organici, negli ospedali e dappertutto della pediatria. E allora io credo che la FIRPED debba prendere una decisione, debba in qualche modo consultare tutti i presidenti e quindi anche i sindacati, ma debba rappresentare chi è qui presente per cercare appunto di trovare soluzioni che possono essere soluzioni differenti, ma che comunque vadano a coprire il fabbisogno regionale, perché ogni regione avrà un proprio fabbisogno in base al numero delle nascite, in base alla complessità delle cure e ovviamente all'organizzazione sanitaria che le regioni in qualche modo hanno. Voli da brivido ma assolutamente sicuri per una buona causa. I piloti dell'associazione 27 Aerobatics hanno utilizzato il ricavato di alcune manifestazioni di volo acrobatico per l'acquisto di un'apparecchiatura donata all'ospedale Infermi di Rimini, servizio di oncoematologia pediatrica. È un laser utilizzato per curare le ulcere delle mucose del cavo orale, lesioni che possono affliggere i piccoli pazienti sottoposti a chemioterapie che possono durare fino a 10 giorni. Colpiscono una trentina di bimbi l'anno. Questa apparecchiatura permette di rivascolarizzare l'area colpita. Nel giro di 1-2 giorni la ferita migliora fortemente, il bimbo riesce a tornare a mangiare evitando il ricovero ospedaliero. In Italia esistono differenze territoriali molto forti sull'opportunità di diagnosi, presa in carico e cura dei bambini e degli adolescenti. Lo afferma Paolo Biasci, presidente FIMP, al 12° Congresso Nazionale Scientifico. Per ottenere un'erogazione di prestazioni sanitarie più omogenea bisogna puntare su un sistema sanitario nazionale equo e solidale, così come proposto dal governo nel suo contratto. La riorganizzazione della sanità deve porre al centro la medicina del territorio, i percorsi di assistenza
assistenza iniziano e terminano favorevolmente nell'ambito dello studio del pediatra di famiglia nel 95% dei casi, senza dover ricorrere a livelli specialistici di secondo o terzo livello, conclude Biasci.